L'Evangelista sa che è un privilegiato. Lui ha visto per 40 giorni Gesù risorto in carne ed ossa. Noi non siamo così fortunati. E in noi ci deve essere una nostalgia infinita di non poter fare questa esperienza. Perché è una cosa che non capiterà più fino a quando tornerà. E nemmeno Santa Caterina, Santa Faustina, Santa Brigida, Santa Margherita, che hanno visto il Signore risorto molte volte, hanno fatto la stessa esperienza. Perché loro erano visioni mistiche, mentre gli apostoli con Gesù hanno pescato, hanno mangiato, hanno cucinato. In pratica loro hanno già avuto un'anticipazione nella storia del paradiso in terra degli ultimi tempi. Ma l'Evangelista sottolinea ciò che di quell'esperienza possiamo vivere anche noi: la pace, la gioia, la missione, il dono dello Spirito Santo, l'incarico del perdono. Giovanni sta sottolineando gli effetti che ci sono quando Gesù si manifesta nella comunità cristiana. Gesù non si mostra più fisicamente, ma gli effetti della sua presenza sono gli stessi. Primo, la pace. Gesù risorto ci aiuta a risolvere i conflitti tra di noi, ad essere strumento di riconciliazione per gli altri. È il primo miracolo che Gesù fa tra noi, e accorciare le distanze che ci sono tra noi. L'ho notato ad esempio in questo momento di pandemia. Mi ricordo quando, telefonando a una persona malata che sta facendo una cura difficile, era commossa, ecco, di come, pur non potendo andarla a trovare, delle persone erano riuscite a trovare il modo di farsi vicino, ad esempio regalando un libro con una dedica sul cancello della casa dove abita, e dice: guarda, ho ricevuto questo dalle persone che magari non eravamo proprio tanto in confidenza, abitavamo in parti diverse del paese, eppure, e di come siamo riusciti ad accorciare le distanze. Ho detto: questo è veramente un frutto di Gesù. Secondo, la gioia. La gioia del Signore è la nostra forza. Le azioni buone si fanno per gioia. Quando Gesù risorto decide di manifestarsi nella comunità, si manifesta innanzitutto con la gioia. Se nella nostra comunità cristiana non c'è gioia, vuol dire che abbiamo scacciato via Gesù. Terzo, la missione. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Come Gesù è venuto a testimoniare l'amore del Padre, così noi diventiamo testimoni dell'amore del Padre e dell'amore di Gesù. Quarto, lo Spirito Santo è colui che rende possibile a noi di testimoniare a tutti l'amore senza condizioni del Padre e del Figlio, se no non ne saremmo capaci. E Gesù si nasconde per un solo motivo, perché adesso tocca a noi. La lezione teorica è finita. Tutto quello che c'era da imparare è stato insegnato. Ora comincia il tirocinio pratico. Se lui continuasse a farsi vedere fisicamente, noi staremmo lì a guardarlo senza fare la nostra parte. Nella storia della salvezza ci sono tre epoche: l'epoca del Padre, l'epoca del Figlio, l'epoca dello Spirito Santo. L'epoca del Padre è quando il Padre ha manifestato il suo amore creando un popolo e liberandolo e prendendosi cura di esso. Ecco, il popolo di Israele. E continua ancora adesso quest'epoca. L'epoca del Figlio sono quei 30-40 anni che vanno dall'Annunciazione all'Ascensione, e sono gli anni in cui Gesù, Figlio eterno, unico di Dio, ha manifestato al mondo l'amore del Padre. E adesso stiamo vivendo l'epoca dello Spirito Santo. Ragazzi, voi che state preparandovi alla Cresima, è la vostra epoca, in cui lo Spirito Santo ci rende possibile di vivere ciò che Gesù ha mostrato in quei 30-40 anni e testimoniarlo a tutti. Cioè, voi ragazzi leggete il Vangelo e avete la forza di vivere così.
Questo fa lo Spirito Santo. Poi c'è l'incarico del perdono. L'unico potere di Dio è perdonare. E Gesù dona agli apostoli tutto il potere di Dio, cioè il potere del perdono. E il potere del perdono è di due tipi. Primo, il potere di dare il perdono di Dio. E questo potere ce l'hanno gli apostoli, i loro successori, i vescovi, i sacerdoti. Sappiamo, c'è un sacramento apposta per dare questo potere. La confessione. Ma tutti abbiamo il secondo tipo di potere, che è un potere più grande, più miracoloso, è il potere di dare il nostro perdono. E il perdono è quella forza che può risanare i rapporti e rinnovare la società. E accanto al potere del perdono, Gesù ci dona un secondo potere, il potere della verità. A coloro a cui non rimetterete i peccati, resteranno non rimessi. Gesù dice ai capi religiosi: il vostro peccato rimane. Non è un capriccio, ma è aiutare l'altro nella verità. Se il peccatore si pente e vuole liberarsi dal male, ma non ci riesce perché è debole, ecco arriva il perdono di Dio, che dà forza a chi non ha forza, che cambia, che trasforma. Ma se il peccatore è corrotto, cioè ad esempio è un ricco che sfrutta i poveri e dice che non c'è niente di male, perché tanto non sono persone, sono solo stranieri, e dice che la legge del mercato, l'economia, che ho le mani legate, non si può fare diverso, eccetera, eccetera, tutte queste stupidaggini che ci dicono sempre. Capite che è un corrotto, perché non solo fa il male, ma dice che è un bene. E allora qui la comunità cristiana è quella voce scomoda che lo denuncia, che dice che il male resta male, chiunque lo faccia, che dice che anche se tu ti autogiustifichi con mille ragionamenti, il tuo peccato rimane, perché la verità del male è nelle vittime del male, delle guerre, delle uccisioni, degli aborti, del profitto a tutti i costi. È lì. Tu devi guardare le vittime, solo dal punto di vista delle vittime devi guardare le cose. L'unico punto di vista vero. Tutte le altre sono teorie. E se tu gli sbatti in faccia questa verità, lo fai per misericordia. Per misericordia verso le vittime, perché nessuno parla di loro, nessuno dà voce a loro, ma anche per chi il male lo fa, perché è il primo schiavo da liberare. Per questo la Chiesa non deve mai andare a braccetto con i potenti e non deve mai accettare i regali, perché deve essere libera di dire quando il peccato rimane e non è perdonato. E molte volte la comunità cristiana ha fatto questo. Pensate a Oscar Romero, le sue prediche. Ragazzi, voi dovreste forse a catechismo studiare questo santo, vi consiglio, le sue prediche. A me piace perché duravano un'ora e un quarto le sue prediche, quindi sono un po' lungo anch'io, lo sapete, ma non devo fare così lungo. Ma sapete che lui denunciava le cose terribili che venivano fatte in nome dello Stato, in nome della libertà, le persone che venivano uccise, finché l'hanno ucciso anche lui, proprio mentre celebrava l'Eucaristia. Ma non ha smesso di parlare, perché quello è il potere della verità. E alla fine le cose sono dovute cambiare. Ha fatto più lui con la sua morte che con le sue parole. Però dobbiamo dirlo, tante volte invece noi cristiani siamo fatti comprare, siamo stati attaccati ai soldi, siamo stati
che aggiustavamo la verità a seconda di come ci pagavano di più, quindi tante volte abbiamo fatto esattamente il contrario. Questo non significa che il Signore ci ha dato il potere del perdono, il potere della verità, che noi lo abbiamo esercitato, anzi forse sono più le volte che abbiamo fatto il contrario. Ecco, quindi mi raccomando, siete mandati a testimoniare l'amore di Dio, per questo avete lo Spirito Santo, avete il potere di dare il perdono, ma anche il potere di dire la verità, di dar voce a chi non ha voce.